mi fanno ridere. Mi fanno ridere. Dice lui, mi fanno ridere. Buongiorno alla reazione sportiva che tanto si sta documentando. E nascosti dietro un tireno qualunque troveremo Antonio Lambani. Buongiorno Antonio. Ma allora, mi fanno stamattina ridere. Se volete una colazione tranquilla e pagata vi consigliamo di venire al Beach Bar, perché la situazione è abbastanza sotto controllo. Allora, mi fanno ridere. Mi fanno ridere. Ma chi? I furbetti delle case popolari. Abbiamo scoperto con chi Allegri ce l'aveva, ok? Intanto leva quell'inserto che non serve a nulla di questi periodi. Cerca lavoro, tanto c'è. La gente no, non ha voglia la gente. 200 posti ai supermercati. A 200 comprare. Cioè, come ecco la vita. Come clienti, cerchiamo 200 posti ai supermercati. Nel frattempo noi ringraziamo clienti. La gente che ieri non ha parcheggiato clienti. A cazzo di cane in via 25 aprile. La data? Si vede che non l'aveva ancora ricepito. C'era qualcuno che non l'aveva Qualcuno ancora non l'aveva vista. Alziamo il nostro auditel con il pubblico femminile ed eccolo lì. Pasquale Diana con le sigarette, un po' blu e un po' rosso. Fammi vedere come levi gli occhiali da faccia. Pasquale Diana. Se ci avevi l'aereo, Pasquale Diana, come quindi si mi raccomando, trovi? Cerchiamo 200 clienti. Buongiorno 200 mamma, clienti, buongiorno. 200 clienti. 200 clienti. Dov'è? A posto. Abbiamo un intervento. Oh, ora che è arrivato terzo in lista per le case popolari, si è sgamato tutto. Chi è? Allora, c'è un intervento. Si è perso. L'intervento. Si è perso tutto, vedete? Pianosa. Allora, e c'è una cosa che non. A 7 punti dalla cantera. A 7 punti da Salviano. Da Salviano. Stanno facendo. Fa le feci del fratello. Le feci. Fa le feci. Allora, decidi, buongiorno Sonia. Buongiorno, c'è un problema. C'è un problema. Houston, abbiamo un problema. Quando dici piano antidegrado, buongiorno. Antidegrado vorrebbe dire che vogliamo prevenire il degrado. Quindi sei già degradata. Sei già degradata bestia. Post degrado. Il piano post degrado. Quindi che cazzo scrivete antidegrado? È post degrado. Oh. Abbiamo origini, abbiamo origini polemiche questa mattina. Questa è l'area. È da caffè. Da caffè da taglia. Vai, mettiti i guantoni e richiedi il caffè. Sei coraggio. Ma devi coraggio stamattina, perché io che sono grosso ignorante sono scappato. Allora, sta tutto il degrado, no? C'è questo degrado. Sì. Ci ha detto Angelo Banfi ieri che stavano andando, sì, perché ci sarà la regione ha stanziato dei soldi per la ristrutturazione della villa dell'agronomo, che è bellissima, no? Ah, ci stiamo parlando di Pianosa. Però cosa fanno entro maggio? Sull'isola Piatta sarà installata una fontanella d'acqua potabile, cioè il degrado, ma ci metti l'acqua. Nel frattempo Mariella Pisani ci scrive. Gassata, dice il motore c'è gassata. Nel frattempo Mariella Pisani ci scrive in diretta. Sì. Bundi, vi voglio ringraziare per la vostra partecipazione domenica a campo. Bravi e a ringrazio. Grazie, meno male che ce l'ha detto lei. Meno male. Perché poi pubblicamente non si è espresso nessuno. Articolo sul Tirreno grosso così. Complimenti alla Liga Urbana. Nulla, siamo passati all'indifferenza, in sotto traccia proprio. Senti, ma scusa, prego. Detti al lavoro. Ci spieghi un po' che cosa questa villa? Questa è la villa dell'agronomo. Perché a me così mi sembra il Taj Mahal. Allora, questo qui è la villa dell'agronomo di Pianosa. L'agronomo di Pianosa ha una funzione fondamentale nella colonia penale, diciamo, di Pianosa. Perché la colonia di Pianosa era una colonia penale dove i detenuti lavoravano, soprattutto lavoravano la terra. Okay. Famoso è l'orzo di Pianosa. Mi costi più te che l'orzo di Pianosa. È un detto secolare ormai. Ti avrà avuto un detto al tuo paese? Che detto avevate voi in Teronia? A Pianosa facevano lo spumante buonissimo, spumantino di quelli a righi, trema a righi. Se riparte Pianosa, addio. Vabbè, comunque, quando che ha mangiato stamattina? Ti incatenava, lo spumante che ti incatenava. Dalle prime immagini diciamo che è un po' decadente questa struttura. Ti fai la faccia? È un po' decadente. C'era anche Fabio Boschi, Silvia Vero e Salvatore Palazzo. Il nostro normale loquio, giusto? Comunque c'erano ieri, a parte Banfi, che è andato lì a mangiare, Michele Baronti, De Manio. Gianpiero Samuri, famosissimo, centrocampista parco. Fabio Boschi, sovrintendente, difensore, Silvia Velo, ministero dell'ambiente, Salvatore Palascandola, attaccante,
E nella foto si in panchina. Quindi vediamo se questi sei, questa formazione da sei. L'allenatore che era Banfi. Banfi sì. Come a tempi d'oro. Grande, quanto fatto tu la oh, vabbè. No, fermo! C'è. Luciano ha cagato il muro di striscio, Palio dei Somari è stato un successo. In tanti hanno sentito domenica scorsa a Palio dei Somari, andando in scena sulla specie di campo, la corsa è stata come al solito divertente con gli altri, notevole l'afflusso. Sanremo ci rompono per una settimana, invece Palio dei Somari è un trafiletto così dopo due giorni. Capito. Vergognoso. Quasi dico, bellissima l'animazione. Regimi, in borghese Vabbè, lasciamo. Forse non hanno apprezzato il tuo look, Pasquale, eri troppo sistemato. Normale, sportivo. Dovevi venire su una spiaggia, dovevi venire pure più sportivo. E la prossima volta. Ti ha presentato, si è andato a Farocito. Il mercatino settimanale resta nel lungomare a Manciano Marina. Manciano Marina. Questo mercatino. Ma quant'è che ci. Noi. Sono 4 mesi che il pulitore ci sta scassando le palle. Facciamo le ricole e bar per il mercatino di Manciano. Ma almeno pulitore. Almeno pulitore. Buongiorno, Maria Grazia, buongiorno. Dai. Ora la decisione abbiamo è stata. Abbiamo anche un addetto del mercatino. Eccoci, eccoci. La decisione è stata accordata da tutti. Marciana Marina e il mercatino lo fate sul lungomare. Sul lungomare. Va bene? No, giù. Okay. Per lo meno ti scassate quelle palle. Ma va bene, mi piace. Lui pure se da casa, ma non lo sentiamo uguale. Sì, sì. Non a tutti, a pulitori. A Pulitori? Sì, Pulitori sì. Pulitori gli va bene tutto. Penso che era un problema degli anziani, vero? Quindi Pulitori non rientra. Volevano... Il problema degli anziani sono i metraggi. Ah, ecco. Però ecco, vogliono ecco. Sempre il posto bello. A quello che avevo captato, uso un... L'hai rovinato! Ci ho messo 43 anni a farlo parlare male, sei arrivato te e mi ha detto captato! Ma te ne vuoi andare a culo a casa tua, te? Cioè, guarda, ci sto pensando. Madonna, da quando sei arrivato hai fatto due danni. Ora la gente quando arriverà, adesso mi ha fuori buongiorno, oggi è una bellissima giornata, prego si accomodi, abbiamo captato nell'aria questo sentimento così buongiorno positivo. Tania, siete troppo forti, bacioni, grazie. Ma guarda, ci esportano così temi nuovi, educazioni. L'educazione mai esportata. De, dopo aver detto captato, ha fatto la sudata, ha fatto... Pigli i battiti. Sta male. Stix, occhio al tagliando, multe quella piccina è tremenda. Ah sì, c'è a Portoferraio, è vero. Perché ieri siamo visti a Portoferraio, ho messo la macchina a fondo alla linguella e c'era già lei. C'era già lei pronta così, che mi ha guardato finché ho fatto il biglietto con l'occhio, sai? Fai vedere. 25 anni da parroco per Don Gomba. Benoit. Noi battezzeremo Arnold. Eccolo qui, parco di Pomonte Chiesi, quindi 25 anni. Che cavolo stai dicendo, papà? È morto. Sì, è morto. Quintali di rifiuti via dalle spiagge, nel versante occidentale dell'isola, weekend dedicato all'ambiente. Lo ricordiamo, Visto la Barbarossa domenica, sì. Che bella pulizia hanno fatto. Quindi erano un 30. Specialmente il pappone dopo il sabato. Erano l'importante 30. È che dopo c'ha da mangiare il pappone, Non si muove nemmeno per le bombe. È pulita. Senza far tanto clamore sui giornali. No. Buongiorno Chironi, buongiorno. Tanto clamore sui giornali, a Barbarossa senza... hanno pulito una spiaggia. Capito? Gente del paese. Gente del paese. Si sono rimboccate le mani. Lì c'erano 99.000 mani, c'erano 9 mani e 50.000 bocche. Okay. Che hanno mangiato dopo come dannati. Però meglio così, perché funziona così. Pulisci dopo la barca merenda. Se non si pulisce. Rampini ha pulito, ci dice Chironi, è vero, sì, Rampini ha preso l'astrello, si è fatto fare la foto e poi ha posato l'astrello. Sì, come Salvini. E dopodiché si è messo sulla sdraio, la famosa sdraio di Rampini. Vai, e sono lì. Venuti a prendere. Allora, il CONI premia la polisportiva, Come? Il CONI premia la polisportiva. Come lo riprende? Abbiamo creato Gaetano Dauria, ricordiamolo, Gaetano Dauria è quel signore che ha dato vita all'Olimpiade dei bambini. C'ha solo un grande difetto, il nipote. Ah. Folco. Scusa, è suo nipote, lo sapevo. Dauria dovrebbe essere. Chiamalo piccino. Quindi nel frattempo Andrea va dove deve andare a quest'ora. Questa è l'ora di Andrea. È l'ora del bagno. Quando la signora cercava il tassì, noi abbiamo esposto un coro, sta cacando. Ci aspetta un quarto d'ora. Ho guidato lì, quindi è stata bella questa. Buongiorno Gio Di Stefano. È stata bella Gio Di Maggio. Ma Mario!
Bella Linguara è un bel premio questo Ida polisportiva. Cosa è perché so che è lui che ha fatto l'Olimpiade dei bimbi, ti ricordi? Ah, abbiamo partecipato, è stato spettacolare. Col mitico Ballaro! Il mitico Ballaro! L'anno scorso, eh? No, siamo a Piombino, basta. Siamo a Piombino, fino a giorno. Abbiamo sconfinato, guarda, un attimo quest'ora di traghetto. Quindi comunque pezzanti occidentali insomma. Aspetta, ah, lo chef! Lo chef Claudi! Dal via corsi all'ISIS! O cosa ti fa? All'ISIS, no, come si esplode? Bombe, come esplode il 24? Un piatto, mettere una bomba a mano nella legge. Nella matriciana, eh? Apparecchia. Franky, fai la messa en place, la messa en place. O cos'è la messa? Prima pensavo a qualcosa di chiesa, veniva un prete. Come un quarto d'ora viene e fa: ragazzo, l'hai fatta la messa en place? Io, ma non so nemmeno che vuol dire la messa en place. Devi apparecchiare! Poi ho scoperto l'anni che è mise en place. Però dico io, no. O dimmi, vedi che sono bimbo, 18 anni, ma hai fatto. O dimmi, bello, apparecchia, bello giù. Misamplato. Comunque è famosa la matriciana. La matriciana. La famosa matriciana. La matriciana scoppiettante. Claudi. Se fossi Antana. Ci sarà comunque Antonio Adichi. Buongiorno, dice, Giovanni. Guiderà il corso di vini. Ah. Antonio Adichi. Antonio ormai lo stiamo esportando. Sì, sì, sì. Poi Paolo Quagliotti farà il corso di fotografia e la chef, e lo chef Simone Battistella farà invece, scusami, il corso di pasticceria. Domani devo andare da Antonio Adichi a visitare la sua azienda, insomma, perché c'è un incontro tra il sud e il centro Italia. Io verrò già bevuto da casa, però. Cerca di non scroccare il vino che lo metto. Però è un incontro ufficiale o fate una merenda? No, una rivolta. Ci siamo messi d'accordo fra De Magistris e Luca Simoni, i due sindaci. Allora io sono il rappresentante di uno di cosa? Di cosa sei rappresentante? Quindi... Sei con Simoni? No. Lui ci crede, guarda, ci sta credendo. Ma sta credendo a me. No, perché dicevo che amati. Cazzo. Scusa. Aveva preso cappello. Aveva preso cappello. È subito il lato etilico ha preso il sopravvento. È uscito fuori i regini di domenica. E allora, e noi? E noi che fanno? Chi si mettono tutti i giorni che stiamo qui a pontificare. E a noi nulla, nemmeno un topino di rosso. Ma com'era quell'aleatico? L'assaggiate? No, io sono solamente il rosso e lo spumante. Io mi sono mangiato, senti, un pezzo di dolce questo bene. Questo spazio pubblicità è offerto da Antonio Arrighi. Vai. Fermi, sono altri. No, no, è la sveglia. È la bomba. Per ricordarmi che bisogna chiudere un attimo. No, quell'aleatico di Antonio era buonissimo. Era fenomenale. Poi ha fatto anche lo spumante. Era fenomenale. No, è eccezionale. Potremmo inserire degli spazi pubblicitari, ragazzi, business. Arrivato. Sai quanti ce l'hanno chiesto? E sai quanti abbiamo mandato al fanculo? Beach Bar, la tua colazione sul mare. Sì, contagia che ti accoglie. Insomma, è nervoso. Non ho paura. Oggi è cazzatello, lascialo stare. Hanno stuzzicato. Stiamo prolungando, eh. Basta. No, siamo a 12 minuti, siamo. Troppo. No, ma lui ormai è dalla regia. Sì, sì, no, lui ormai regia è troppo. Sciaronza anche. Mi fanno ridere. Stasera a Milan Porta, vedi l'Inter. Ora che. Banega, l'oro dell'Inter, segna il sistema ai conti, cioè ora che ha cominciato a segnare lo vendano. Pensa che scienziati che sono. Siete degli scienziati. Vabbè. Ma come? Sono arrivati i cinesi, sono pieni di soldi. È finita? Sì, spegno. Va. La sigla finale è offerta da Cassa di Risparmio di Livorno, nella persona di Regini Federico. Inventiamocela una sigla. Inventiamoci una sigla. Pa 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 pa. Pa, 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 pa. Arrivederci a tutti, ciao. Belli e brutti. Sì,